però noi dobbiamo pensare anche che il nostro mondo è un mondo molto piccolo, per cui quello che succede in Benin o in Kurdistan riguarda tutti noi, e di conseguenza è giusto che tutti noi ci attiviamo perché queste operazioni, questi problemi siano condivisi. Più noi riusciamo a condividere i problemi e a trovare le risposte ai problemi, più riusciamo a migliorare la qualità di vita nostra e dei nostri, diciamo, amici che sono in questo piccolo granello che sta al centro dell'universo. Per cui io ringrazio il maestro Fuad che è qui accanto a me, e poi c'è qui appunto Kulalas Salì, giusto? Che chiaramente poi vi dirà cosa succede in Kurdistan, che sembra lontano ma è tanto vicino. Il sindaco Emiliano Fossi, che ovviamente è in casa, e il consigliere regionale Paolo Bambagioni, che è anche lui in casa. Migliorare il livello di vita sta a noi cercare di dare aiuto a coloro che hanno più bisogno rispetto anche alla nostra qualità, diciamo, di vita di tutti i giorni. Grazie a tutti. Poi è un evento talmente importante che poi si commenta da solo, no? Oggi un pochino tutti noi forse abbiamo scoperto la grande forza, la grande dignità, la grande storia che ha questo popolo. E noi parliamo del Kurdistan, della regione autonoma del Kurdistan iracheno, ma il popolo curdo è un popolo straordinario che è diffuso in particolar modo in quella parte del mondo tra Iraq, Iran, Siria, Turchia, che seppur tra diversità anche al suo interno ha come elemento fondante questa grande orgoglio, questa grande forza, questo grande senso di identità, il senso d'appartenenza alla loro comunità, che gli ha permesso di resistere non passivamente, perché una delle caratteristiche del suo popolo è proprio la grande capacità, la grande forza, il grande protagonismo, il grande attivismo. Che noi, appunto, dicevo, abbiamo riscoperto di questi tempi tristi e difficili che fanno riferimento a tutti i suoi movimenti, alle guerre che sono concentrate in quella parte del mondo, in particolar modo a quello che è successo nel mondo islamico, e quindi con il protagonismo purtroppo negativo di Daesh, dell'ISIS, e abbiamo rivisto quanta forza ha questo popolo, perché è stato uno dei protagonisti straordinari di liberazione di alcune zone di quella parte del mondo dal dominio dell'ISIS e della violenza dell'ISIS. Però ecco, questo popolo, quella regione, il Kurdistan non esiste da ora, è una storia antica, è una storia fatta di incredibili sopraffazioni che ha dovuto subire, ma di grande dignità, perché ha lottato. Sono epiche le racconti, le storie dei combattenti curdi, e io credo che un pochino tutti noi abbiamo da imparare. Quindi una serata come questa è importante non solo per rafforzare un patto di amicizia, rafforzare un rapporto importante che c'è, riconoscere il lavoro che anche artisti come il nostro amico hanno fatto, non solo stasera, perché si ricordava prima con Eleonora anche il bel lavoro che fu fatto qualche tempo fa nel muro che è intorno al negozio della Coppa dei Campi, grazie proprio al lavoro che fu seguito da lui. E, però, esatto. Però ecco, stasera anche questo elemento della solidarietà, no? Quindi diceva bene Marco, e quindi ringrazio quello che fa in Polis, ringrazio il lavoro di Eleonora, quindi ha questo obiettivo di fondo, e credo sia un obiettivo importante, perché
intorno a questa causa ci dobbiamo stringere. Quello è un popolo di grande dignità, di grande forza, che è basato sull'autodeterminazione, però da solo è difficile reggere, è difficile resistere, quindi è necessario, è importante anche un impegno di questo genere, è fondamentale la solidarietà internazionale, che qui si tinge, oltre che dell'elemento della solidarietà, anche di una vicinanza di valori, perché credo che l'insegnamento che viene da quel popolo sia un insegnamento che tutti noi dobbiamo tenere ben vicino, ben caro, e portarlo avanti tutti i giorni. Quindi c'è l'elemento della solidarietà, che è di solidarietà rispetto a un bisogno che c'è, ma io credo non ci sia soltanto il nostro dare, c'è il ricevere, c'è da loro quello che la loro storia, il loro presente testimonia e continua a testimoniare, perché poi la solidarietà è questo, no? Non è soltanto il dare, l'aiutare, e nell'atto dell'aiutare è il dono è il fatto di reciprocità, si dà ma si ottiene in un momento in cui tu dai, basta. Lascerei alla Gorala intervenire. Vorrei ringraziarvi, avete creato questa serata di solidarietà, e vorrei anche ricordare che oggigiorno, di fronte a questi criminali dell'ISIS, l'unica forza vera è che i curdi stanno combattendo, ma i curdi sono passati da un momento dalla difesa all'attacco. L'attacco ha bisogno di sostegno internazionale, ma questo sostegno internazionale vedo che sono solo a parole. E quindi un compito l'ISIS contro di tutti, cioè, perché stanno cambiando la mentalità, stanno distruggendo ogni cosa. Ricordiamo anche le testimonianze storiche. Non appartiene a me solo, appartiene a tutti quanti noi, perché è una nostra storia. Quindi io vi ringrazio, lo lascio alla Gorala a parlare dalla serata. Anzi no, onore. È un onore, prima dopo Paolo, fai Paolo. Grazie a tutti, grazie della partecipazione, perché le iniziative, se non sono sostenute con la vostra presenza, non avrebbero nessun significato. C'è un'iniziativa di solidarietà, che raccolta fondi, ma c'è anche un'iniziativa politica che verrà domani mattina sostenuta all'interno del palazzo più importante del potere della Toscana, che è appunto il palazzo del Consiglio regionale. Abbiamo creato questa iniziativa per sostenere le tesi del popolo curdo, perché il loro esempio possa diventare un modello, ma vorrei anche dire che dalle parole del pittore si capisce bene che la politica, se è solo enunciazione, non ha dietro una sostanza, è una politica che non serve. Questo è il problema dell'Italia di oggi. Problema di classe dirigente. Io sono in questo momento impegnato in regione nella sanità e mi accorgo che tra far passare le cose perché i dirigenti le impostano, oppure metterci l'anima, metterci l'impegno, dare una direzione, è quella che fa la differenza. Quindi a noi ci viene chiesto questo. Allora, se dobbiamo recuperare una dignità alla classe politica, bisogna che la classe politica si esponga, si impegni. Qualche volta sbaglierà, qualche volta farà bene, l'importante è che ci sia una buona fede e un'etica di fondo, un supporto, diciamo, dei valori. Da questo punto di vista la serata è importante. Concludo ringraziando soprattutto Eleonora Mappa, sui spalle è stato di sapere che noi abbiamo, sono anch'io tra i soci fondatori di questa associazione Impolis. Un'associazione che non ha nessun fine di lucro, semplicemente quello di creare una serie di momenti come questo, di iniziative culturali, politiche o di solidarietà, nei territori che a noi stanno più a cuore, che sono questi qui, diciamo, della cintura fiorentina. Eleonora è la responsabile del territorio di campo, Marco, che voglio ringraziare anche lui, perché senza di lui l'associazione non potrebbe fare tutto quello che fa, è il responsabile di tutta la nostra organizzazione.
Quindi spero, accanto ogni tanto ci si viene per qualche iniziativa, mi auguro che alle prossime possiate continuare a seguirci. Grazie. Grazie a voi. E che è, diciamo, la testimonia più importante di questa serata, proprio perché nasce da lei la volontà di fare questo evento, nasce da lei l'organizzazione, nasce da lei l'impegno costante di tutti i giorni. Non quanto come... siete bravi! No, no, ma poi ti si viene... Quando non ho capito poi alla fine che vogliono. Con Eleonora stiamo organizzando un altro evento per il Benin, che faremo il primo di aprile, per Doge là, e un altro evento di Impolis per trovare le soluzioni per un problema importante, che è quello della sicurezza e della... approvvigionamento alimentare del Benin, perché io sono convinto, siamo tutti convinti, che se noi riusciamo a trovare delle politiche, soprattutto delle soluzioni a quello che sono gli approvvigionamenti, ma soprattutto la sicurezza alimentare del terzo mondo, facciamo una bella cosa. Ne faremo un'altra invece, sempre sui migranti, il 23 di marzo. Questo per dirvi che a Palazzo Medici di Cagli faremo un altro evento per le problematiche dei migranti, che vuol dire sono problematiche tutti i giorni e riguardano noi. Siamo stati anche noi italiani migranti, 4-5 milioni di italiani hanno migrato dalle nostre terre nel momento di problemi. Per cui io lascio la parola a Eleonora per quello che possiamo fare. Intanto io vi chiedo scusa perché purtroppo io non ho voce, non so se mi sentite oppure no, mi trovo anche molto in imbarazzo a parlare con quest'altro. Per me è stato un grande piacere organizzare questa serata e ringrazio tutti voi della partecipazione, perché senza di voi la serata non saremmo riusciti a farla. Ringrazio Fuad, che è un amico veramente da tanti anni, abbiamo collaborato tanti anni fa nel progetto COP e vinse questo concorso bellissimo, che sono riuscita a coprire quel muro rendo tutto bianco che era la COP, oggi è pieno di opere d'arte. Ci ha regalato questa opera che noi la metteremo in lotteria fra stasera e domani sera, venderemo i biglietti. Domani sera siamo in Limonaia, noi vorremmo riuscire, quel pochino che potremmo fare, riuscire a fare, portare un sorriso in più, perché guardate, noi ci lamentiamo tutti i giorni perché siamo dei bei lamentoni, ma pensate quanta roba ci abbiamo e quanto mangiamo e andiamo a letto anche belli, tranquilli, questi bimbi, tutta sta roba, è un celanno, allora forse dovremmo imparare a lamentarci un pochino e a pensare sempre che c'è gente che ha molto meno di noi, e lavorare e dare e fare qualche cosa per questi bambini, per la solidarietà, è la roba più bella che si possa fare, perché siamo noi che ci dobbiamo sentire bene a fare qualcosa per loro e questo ci arricchisce il nostro interno, ci arricchisce. Ringrazio Paolo, ringrazio il sindaco che è venuto stasera insieme alla giunta, e non è poco riuscire ad avere la giunta presente in queste iniziative. Ringrazio Susanna Agostini con tutto il gruppo, la vice sindaco di Bagnaripoli che è qua insieme a noi, ma non solo ragazzi, ma se pensate che noi stasera abbiamo una signora o signorina, perché non so com'è, è arrivata la nostra cena da Imola. Io vi ringrazio ancora tutti di cuore. Domani sera Limonaia di Villa Montalvo. Ecco, domani sera una bella serata. La serata c'è anche Alessandro Valona, ci conoscete, ha preparato una performance di mezz'ora, perché bellissima, aspettiamo un'altra serata per i bambini. E ringrazio la Gulala con tutta la sua famiglia, che ancora in questo periodo mi è sempre stata vicina, quando l'ho chiamata è sempre stata disponibile a venire alle cose che abbiamo organizzato.
Tra l'altro con Luca abbiamo fatto cose meravigliose l'anno passato. Abbiamo letto. Hai detto tu, ma non gli altri. Allora, noi abbiamo fatto il gemellaggio con l'Ampi di Reggio Emilia. Abbiamo fatto il gemellaggio col comune del Ventasso 2016. Abbiamo Ventasso, il mio comune, il mio comune d'estate, il mio comune questo, inverno, d'estate, specifichiamo. Stiamo portando avanti il progetto con l'Università di Reggio Emilia, con l'Università, stiamo portando avanti con le scuole, abbiamo messo in comunicazione la scuola di Sulemania con la scuola del Comune del Ventasso, e questo perché far crescere i bambini, sia bambini curdi ma anche i bambini del Ventasso, perché si scambiano idee, scambiano conoscenze e c'è una crescita culturale incredibile da tutte e due le parti. E ora lascio la parola a Gulala. Gulala, a te la conclusione. Ho il dovere di ringraziare e ringrazio veramente Marco Mazzoni e la carissima Ingrid che le ha dato la mappa e tutti i personali che hanno, che lo studio, perché non li conosco per nome, che per l'impegno, per le fatiche che hanno fatto per organizzare questa serata. Sono contenta e emozionata perché qua, dopo un po' di tempo, ho ritrovato gli amici come Susanna, come Andrea, come Roberto, come Lara, che siamo andati in Kurdistan insieme a Eleonora in una missione della pace, siamo andati in Kurdistan. E qua mi trovo anche con i miei connazionali, che qualcuno l'ho conosciuto qua proprio oggi. Che sposa le donne nella vita. ringrazio il sindaco di queste città che abbiamo anche attivato un patto di amicizia tanti anni fa con la città di Chamchamal. Al suo tempo quando c'era la sindaca Fiorella e lei era l'assessore della cultura di quel tempo. E... Poi a distanza di 14 anni circa, questa è la seconda volta per me che sono qui in questa città e ho partecipato a due iniziative veramente interessante. Nel 2005 ho partecipato come rappresentante della città di Halabja, città bombardata con armi chimiche da parte dell'ex regime iracheno, al convegno sotto le lunghe ombra del sole di Hiroshima, che era stato organizzato per la commemorazione della città di Halabja. Quindi ci troviamo qua stasera ad invitare questa serata i bambini curdi. A distanza di 100 anni fa circa, quando è stato diviso la nostra terra in Kurdistan tra Iraq e Siria, Iran, in modo ingiusto, adesso come non bastasse è arrivato il terrorismo islamico con la bandiera nera, che vuole cambiare quell'accordo di 100 anni fa, l'accordo di Saint-Sylvie, sempre in modo ingiusto e ad un alto prezzo che costerà sempre noi curdi sopra. Adesso purtroppo la situazione in Iraq, in Kurdistan, lo sapete anche voi, e dico per fortuna, adesso oggi con questo mondo sempre piccolo si riesce a sentire e sapere quello che accade dall'altra parte del mondo alla umanità. Dico per fortuna perché anni fa non si sapeva quello che accadeva esattamente in Iraq e in Kurdistan, quindi c'era questa sofferenza dei curdi, del popolo curdo
in silenzio che anche i giornalisti non potevano raccontarlo, quindi passava tutta quella sofferenza in modo molto silenzioso. Io dico, come anche la mia testimonianza, essendo curda, provengo da una famiglia progressista, democratica, impegnata in politica, che ho subito molto come curda, come bambina, quindi io ho passato la mia infanzia, dico, tra le guerre, prigione, che ho visto anche, e l'esodo. E questo io, da quando sono arrivata nella mia seconda casa, che è l'Italia, ho cercato sempre di fare quello che posso, dal mio piccolo, per raccontare la nostra storia e la nostra causa e aiutare i bambini, perché non voglio che accada a nessun bambino, ai miei figli e nessun bambino del mondo, quello che è accaduto a noi quando eravamo bambini, come abbiamo passato la nostra infanzia. E adesso in Kurdistan, in questa situazione, sui 5.000 abitanti ci sono 5 milioni scusate, abitanti, ci sono più di 1,5 milioni di profughi siriani e iracheni che vivono veramente in una situazione molto, molto difficile, perché anche il governo regionale, il governo del Kurdistan da solo è in difficoltà per mantenere questo numero, l'infatti pur tutti, essendo anche accettati e ospitati anche in campi dell'associazione Kurdistan, che provo non vedo la telecamera, in Kurdistan Save the Children, con quali noi collaboriamo e va in prima linea per aiutare questi bambini dentro il campo dei profughi, che ha aperto anche la scuola per i bambini per garantire un'assunzione ai bambini e sostenere anche il servizio sanitario per il controllo e le visite mediche a questi bambini. Però c'è ancora tanto, c'è ancora tanto bisogno, c'è tanto da fare. Io comprendo la situazione attuale dell'Italia e le crisi economiche che viviamo in questo periodo e penso anche e soprattutto ai terremotati, però ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa e può cambiare qualcosa in meglio. Poi io qua riprendo anche, sì, di quello che diciamo che io sempre faccio, quello che posso per aiutare i bambini. E dobbiamo lavorare noi tutti, aiutare i bambini e difendere i bambini che sono futuri protagonisti della nostra società. Io sempre mi viene in mente la frase famosa, non so se la conoscete, da Viva Miriam, che dice: io sognavo di portare alla luce un bambino che mi chiede: mamma, cos'è la guerra? Quindi possiamo cercare tutti veramente dal nostro piccolo per fare di tutto per difendere, per proteggere i bambini, che abbiano una vita sana, che abbiano un diritto all'istruzione, che possano vivere in un mondo dove c'è la pace, dove la libertà è sovrana. Ci siamo dimenticati un passaggio, anche del quadro che lo mettiamo in batteria.
Io sì, un grande veramente ringraziamento va anche a Fuad che ha accettato, ha accolto il nostro invito e ha donato questo meraviglioso lotteria. Vediamo chi sarà il fortunato a vincere questo bel quadro. E poi abbiamo questa scheda di adozione a distanza dei bambini curdi che abbiamo la Eleonora Mappa come referente per adozione a distanza del Kurdistan Safe Children. Quindi noi lasciamo la scheda e o da adottare un bambino a distanza oppure lasciare un'offerta ai bambini che va per la spesa per la cura dei bambini e la spesa della cancelleria per la scuola. Quindi, chi vuole donare qualcosa o adottare un bambino, c'è la Eleonora Mappa che c'è la scheda, lei che coordina questa iniziativa con il Kurdistan Safe Children. Grazie.